Buonasera, ben trovati amici. Eccoci qui, siamo in diretta. Iniziate già ad arrivare. Ciao Pasquale. Spero che si senta tutto bene. Anche il video vedo che ci siamo. Eccoci qui. Questo particolare appuntamento della rubrica Cacciatori raccontano. In realtà stasera parleremo, ce la racconteremo fra di noi, perché sarò da solo, ma il tema è il tema a tenerci compagnia, perché è di fondamentale importanza, secondo me. Ciao Alessandro, ciao Antonio. Avvisatemi se c'è qualche problema di audio, come sempre, di collegamento, perché conto sempre sull'appoggio di Davide e regia. Dicevamo, parlavamo di Fagiano. Il fagiano di questo selvatico, della sua caccia e soprattutto di quello che il fagiano richiede al cacciatore. Quindi la gestione del territorio richiede al cacciatore di essere, un partecipe, un soggetto attivo più che mai sul suo territorio. Il fagiano è tutto ok, mi state confermando? Benissimo. Partiamo un po' dalle origini, ovviamente, un selvatico che arriva da lontano e che poi vede il suo irradiamento. Ciao Santino, ciao Giancarlo, vede il suo irradiamento un po' in tutta Europa. Un selvatico sempre più apprezzato perché sostanzialmente è arrivato con una sorta di missione specifica, davvero come un messia alla fine degli anni 60. Infatti il fagiano è arrivato in sostituzione di quella che era un po' la caccia madre in Italia per gli amanti del cane da ferma, quindi la caccia alla starla. Quando il fagiano non è riuscito a sostituire degnamente, comunque sia per alcuni, il frullo metallico delle brigate delle starne, la poesia della caccia alla starna, comunque sia, il fagiano ha dato grandissime soddisfazioni a tanti cacciatori italiani e secondo me è ancora in grado di darle quando troviamo però sul terreno un fagiano che appunto può definirsi un selvatico. Questo appunto ci porta a fare delle grandi riflessioni. Abbiamo così modo anche di conoscerci meglio come cacciatori in base alle nostre esperienze. Anticipo che questa non è una lezione. Non è, il mio compito non è quello di stare qui ad insegnare nulla a nessuno, ma è soltanto quello di svolgere quella che secondo me è la maniera più opportuna di portare avanti quello che è il mio lavoro appunto di reporter e giornalista proprio in questo nostro ambito, nell'ambito della nostra passione. Quindi mi rifarò a delle fonti che tra l'altro consiglio a tutti voi. Sono delle fonti scritte dei manuali sostanzialmente. Eccoli qua, ve li faccio vedere. Sono la gestione faunistica e venatoria del fagiano e un altro sempre riguardante la piccola selvaggina, scritti davvero in maniera chiara, precisa e estremamente comprensibile da tecnici, appassionati e estremamente competenti che hanno svolto degli studi e anche degli esperimenti sul campo, non solo in Italia, ma anche in altri stati d'Europa, proprio sul fagiano, e sono Roberto Mazzoni della Stella e Francesco Santini. Quindi svolgerò la mia missione, dicevo, come giornalista e come reporter, e dirò di cose che ho visto direttamente sul terreno, e le ho viste grazie appunto a questo lavoro, e cose che ho studiato, e quindi grazie al contributo di questi manuali ho conosciuto in maniera approfondita quello che significa gestire il fagiano e poi i risultati che possono arrivare da una corretta gestione sul terreno. Nel frattempo continuo a salutarvi. Ciao Mario, ciao Enrico. Torniamo dunque alla gestione del fagiano. Ci sono degli esempi molto concreti che hanno dato dei risultati ottimi. Di alcuni vi ho reso partecipi subito lì, quasi in diretta. Ad
Abbiamo infatti pubblicato dei contenuti provenienti sia delle zone di ripopolamento e cattura qui nelle Marche, nella mia regione, in cui si sono prodigati i cacciatori del territorio. Questa è appunto la fondamentale importanza della partecipazione che richiede la caccia al fagiano e dei territori poi autogestiti anche dai cacciatori. Perché siamo abituati, ragazzi, a lamentarci un po' di come vanno gli ATC. Di com'è la gestione in totale o la non gestione più correttamente del territorio, ma è bene metterci noi per primi in gioco, dando la nostra massima disponibilità agli organi di gestione e partecipando in tutti i luoghi e possibilmente in tutte le situazioni che ce lo rendono possibile alla gestione appunto attiva sul terreno del territorio, anche per comunicare una nuova figura, una figura diversa e far conoscere il cacciatore e la caccia per quello che davvero sono. Ciao Francesco, ciao Gianluca. Dunque, è da premettere una cosa. Molti mi chiedono: ma come mai tu che ami i cani da ferma parli spesso della caccia al fagiano, ti vediamo impegnato in altre tipologie di caccia, nella caccia alla beccaccia, e poi come se fosse in qualche modo un ripiego il fagiano. E qui invece torniamo al centro della questione. Il fagiano è un selvatico degno dei migliori cani e non è sicuramente un selvatico da sottovalutare né sconsigliabile assolutamente per i cani da ferma. E qui inizio a rispondere alle prime domande che arrivano sui cani da fagiano. Allora, il fagiano è un selvatico che quando si adatta sul territorio, dicevamo, ci sono alcuni come Filippo Cataldi, esperto appunto, conoscitore e gestore dell'area che abbiamo, eccolo, vedete Filippo in questa foto, durante un censimento appunto del fagiano. Sostiene addirittura che il fagiano sia un selvatico che in condizioni ottimali, quindi selvatiche, di buona salute, non è un pedinatore, quindi è un animale che si avvale appunto del volo, essendo un volatile, e non si sottrae ai cani di pedina. Io ho visto sia fagiani pedinare, ne ho visti altri invece volare perfettamente come e a grandi distanze, come sostiene Filippo. In ogni caso, sicuramente parliamo di una caccia impegnativa. Vi sorprenderò con un aneddoto raccontandovi appunto di un incontro particolare con uno dei primi incontri con l'amico Gianni Rugari, che saluto, e come tutti voi ne avevo apprezzato sin da bambino video fatti soprattutto a beccacce, chiesi a Gianni: ma qual è il selvatico più impegnativo per te con i cani da ferma? La prima cosa che mi ha risposto Gianni è: senza pensarci proprio un attimo, il fagiano. Io rimasi lì per lì sconcertato e lui se ne accorse immediatamente del mio stupore. Alla mia domanda poi specificò con dei cani corretti e nei luoghi che conosco, quindi conoscendo le rimesse, la beccaccia è un selvatico per me molto più abbordabile del fagiano, perché il fagiano non è mai morto. Queste furono delle parole riservate al fagiano che appunto mi segnarono all'epoca, ormai sono trascorsi degli anni, e poi ho potuto poi constatarli sul terreno e vedere quanto fossero vere appunto le parole di Gianni Rugari. Quindi un selvatico adatto ai cani da ferma su cui anche le prove, anche la cinofilia dovrebbe a mio avviso concentrarsi un po' di più, perché alla fine le doti di un cane da ferma nella caccia al fagiano, le doti che deve sapere esprimere un cane, sono tutte quelle di un cane da ferma, quindi una ferma solida, una capacità però di guidata nel caso in cui. Ecco, vedete appunto delle foto durante i censimenti. Una capacità di guidata e di accostamento nel caso in cui il fagiano tenti di sottrarsi. Grandi capacità di recupero e riporto negli ambienti spesso molto impervi, difficili della caccia al fagiano. Quindi un cane capace di una cerca ampia,
grintosa, che non si dà mai per vinto sostanzialmente. Un cane quindi anche metodico nella cerca, ma con la giusta dose appunto di estro che possa in qualche modo andare ad interpretare e intercettare soprattutto quelle che sono spesso le strategie di difesa che i fagiani sanno benissimo, forse meglio di molti altri selvatici, mettere sul campo. Ecco, Alessandro infatti mi chiede, per addestrare un cucciolone va bene il fagiano? Guarda, sostanzialmente diciamo che io sostengo che non esista un cane da. I cani diventano grandi cani da caccia passando attraverso il confronto con tante tipologie diverse di selvatici. E appunto, se parliamo di un selvatico ben ambientato sul territorio o nel caso ancora migliore di un fagiano selvatico, il fagiano è sicuramente un animale che per il cucciolone è ideale, buonissimo, sia perché è un selvatico in grado di accendere proprio la passione dei cani per tanti piccoli motivi, da partire da quello che sembrerebbe più banale, dal frullo che è in grado un po' di sorprendere e appunto di infervorare anche i cani più giovani, di accendere appunto la passione, sia perché sviluppa quella malizia necessaria poi a risolvere tanti altri confronti per il cane. Perché il fagiano infatti e veniamo qui anche, cerchiamo di scoprirne le qualità parlandone appunto attraverso anche i nostri cani. Che cosa ha di particolare il fagiano? Che sa adattarsi. E per questo, secondo me, meriterebbe molta più attenzione nella gestione. Sa adattarsi a diversi ambienti, adattarsi relativamente, ambienti che appunto vanno resi consoni e migliorati quanto mai, però è sicuramente un selvatico che più di altri, più della starna, sicuramente sa adattarsi a diverse conformazioni di territorio e ci dà anche l'opportunità quindi di cacciare in diverse situazioni. È bellissima, ad esempio, la caccia nei calanchi al fagiano. È una caccia molto dura, difficile, ma in quel frangente i cani lì davvero non possono far finta di cercare qualcosa. Lì viene fuori il fondo, la passione, l'avidità e anche la costanza nella cerca dei cani. Quindi un selvatico più che adatto per i cuccioloni che sa andare a sviluppare tutte quelle che saranno poi le doti anche utili in tutte le altre cacce, quindi nella caccia alla beccaccia, con cui il fagiano spesso condivide gli ambienti, pur non essendo un frequentatore di boschi troppo grandi o troppo fitti. Infatti, quali sono? Parliamo di habitat. Qual è l'habitat del fagiano? Nel frattempo arrivati in tantissimi. Ciao Pasquale, ciao Gianluca, ciao Alessandro. Qual è l'habitat del fagiano? Allora, e qui andiamo a parlare un po' delle cause del suo declino anche attuale. L'habitat del fagiano è l'habitat, diciamo, misto, forse il più variegato che possiamo immaginare. Quindi un habitat misto di colture, un po' il contrario di quello che sta a cui assistiamo in campagna, quindi non nelle monoculture intensive, quindi colture miste ad ambienti incolti, miste a boschetti non troppo grandi, perché i fagiani non amano le grandi, non è un animale sicuramente di bosco o di foresta, ma è un animale che sfrutta sicuramente, ecco come potete vedere, in alcuni ambienti in cui lo abbiamo cacciato, sfrutta sicuramente il riparo dei margini dei boschi e per questo sono fondamentali anche i margini ai bordi delle colture per un duplice aspetto, un duplice motivo. Come possiamo andare infatti un po' ad ovviare quello che è il problema creato dalle monoculture? Perché oggi spesso si chiude il discorso in maniera un po' troppo semplicistica, ma con l'agricoltura che è cambiata, con le monoculture, l'ambiente non c'è più.
No, l'ambiente è vero, è diventato molto, si è rarefatto sicuramente per il fagiano, ma c'è modo di ripristinarlo e per questo servirebbero appunto degli interventi sia da parte degli ATC, ma noi intanto li proponiamo senza scendere nelle polemiche, andiamo a proporre quelle che sono appunto le soluzioni individuate da questi tecnici e questi studiosi. Hanno individuato nei margini erbosi, basterebbero de davvero delle bordure di non più di 7-8 metri di erbe spontanee per dare ai fagiani la possibilità non solo di rifugio, quindi anche di cova, quindi per le femmine di nidificazione e soprattutto, cosa davvero imprescindibile, nelle prime settimane di vita per i fagianotti che nascono, questi margini erbosi darebbero la possibilità di trovare gli insetti, perché di cosa si nutrono i fagiani? E qui vedete che continuiamo la scoperta di questo selvaggio. Allora, generalmente noi siamo soliti avvicinare la figura del fagiano a quelle delle colture dei cereali e non è sbagliato. Infatti si nutrono sicuramente di grano e cereali, ma soprattutto nei primi periodi di vita hanno bisogno di una dieta molto più proteica, quindi hanno bisogno di insetti. E sono capaci anche i pulcini, seguendo la chioccia, di procurarsi appunto ciò che li andrà a rendere poi autonomi, grazie appunto a tutti gli insetti che proliferano, però soltanto su questi margini lasciati incolti, quindi privi di diserbanti, quanto mai privi di pesticidi, ed è questo un po' il problema, e anche la chiave sarebbe della soluzione. Perché dovrebbe tornare quello che è quel connubio fondamentale, quella collaborazione tra cacciatori e agricoltori. Perché davvero, venendosi incontro, rinunciando a qualcosa che poi non si tratta di rinuncia, perché se si tratta di accordo, appunto, i cacciatori potrebbero trovare delle soluzioni, quindi anche remunerative, ricompensare, gli agricoltori e quindi trovare una giusta mediazione per andare a trovare delle soluzioni ottimali e incentivarli quindi a lasciare sia dei piccoli appezzamenti di colture diversificate che quindi danno modo al fagiano di alimentarsi a rotazione durante l'anno e poi soprattutto appunto il motivo che vi ho appena spiegato. Quindi grazie all'abbandono sostanzialmente, un abbandono però sempre supervisionato, delle bordure, dei margini, i piccoli, le nidiate avrebbero grandi possibilità davvero di riuscita. Allora, vediamo che intanto arrivano delle domande. Arrivano anche delle affermazioni. Il fagiano selvatico, dice Alessandro, ha un carattere che confronta la beccaccia. Guarda, non so, forse questa è un'affermazione eccessiva, però sicuramente il fagiano può reggere il confronto con la beccaccia. Poi veniamo anche al dunque. Io, come cacciatore amante dei cani da ferma, pratico sostanzialmente la caccia alla quaglia all'inizio stagione. Mi piacerebbe farlo molto di più, la caccia al fagiano, ma per ovvi motivi di cui appunto stiamo parlando. È una caccia sempre più limitata e limitante, se ci si vuole confrontare con dei selvatici veri, per poi dedicarmi in maniera esclusiva alle beccacci, non disdegnando delle uscite in montagna, qualche uscita in montagna sia in Italia, ma soprattutto in Bosnia, alle cotornici. Quindi, parlando di cani da ferma, sicuramente il fagiano è un selvatico, come dici giustamente tu, Alessandro, che ha il suo ben da dire, ma soprattutto ne parlo perché è impossibile concentrarsi in questa maniera quasi ossessiva nei confronti della beccaccia. La beccaccia è diventata, lo faccio anche per questo, perché la beccaccia, e dovremmo renderci conto che bisognerebbe un po' valorizzare la gestione di questo selvatico e dedicarsi con passione a questa caccia, anche e soprattutto se si è amanti della beccaccia, perché l'avrete visto tutti anche nella notizia che speravo fosse una fake, addirittura abbiamo assistito a fenomeni di bracconaggio anche
nel mese di marzo, addirittura su delle beccacce che erano oggetto di studio e osservazione. Questo che cosa ci sta ad indicare sostanzialmente? Al di là della povertà dell'atto umano, ci indica che la beccaccia sostanzialmente è diventata un feticcio per i cacciatori con il cane da ferma, cioè un qualcosa, un trofeo imprescindibile da esporre. E poi quando si va incontro ovviamente a situazioni del genere, la beccaccia a quel punto ovviamente ne paga le conseguenze. Per questo, al di là della diminuzione della pressione nei confronti e della concentrazione dei cacciatori e dell'interesse nei confronti di questo selvatico, è sicuramente un valore da non perdere mai di vista la biodiversità. Quindi il fagiano, ma non solo il fagiano, oggi ci occupiamo del fagiano, ma in generale la nobile stanziale è un'enorme opportunità, un enorme patrimonio che dà al cacciatore con il cane da ferma l'opportunità di confrontarsi in ambienti e periodi diversi, sempre con selvatici all'altezza della situazione. Continuano ad arrivare i vostri commenti, intanto vi lamentate in molti della presenza dei fagiani. Dove sono i fagiani selvatici? Qui vengono fatti soltanto lanci, ci dice Francesco. Daniele dice: bisognerebbe immettere fagiani di cattura. Molto vero, molto vero. Un saluto anche a Andrea che ci sta seguendo. Allora, per quanto riguarda i fagiani di cattura e i fagiani d'allevamento, tocchiamo un altro aspetto fondamentale. Allora, i fagiani di cattura sono un argomento delicato e anche difficile, perché bisognerebbe andare ad attingere all'interno delle ZRC, quindi il presupposto innanzitutto è che funzioni davvero bene la ZRC, quindi la zona di ripopolamento e cattura. E praticamente ne funzionano, sappiamo tutti, ben poche. Al di là di questo, il fagiano di cattura funziona benissimo, ma è stato addirittura osservato appunto da questi tecnici, da Roberto Mazzoni della Stella e Francesco Santini, come potrebbero essere utilizzati i fagiani di cattura. E davvero è illuminante gli esempi che portano. Il fagiano di cattura, oltre al fatto che mettendolo sul territorio potrebbe dare dei buoni risultati, potrebbe addirittura essere utilizzato in maniera altrettanto, soprattutto costruttiva, da parte degli allevatori. Infatti, qual è il problema? Il problema è che i fagiani che ci arrivano dagli allevamenti sono sostanzialmente quei fagiani che hanno subito una selezione involutiva, cioè al contrario, sono quei fagiani che Perché quelli che hanno mantenuto qualcosa dei vecchi ceppi selvatici sono quei fagiani che all'interno degli allevamenti poi hanno quei caratteri più aggressivi, quindi vanno sempre più incontro ad incidenti all'interno dell'allevamento e molto spesso, quindi non adattandosi, muoiono. Quindi, paradossalmente, i migliori riproduttori negli allevamenti vanno incontro molto spesso alla morte. Sopravvivono negli allevamenti intensivi invece quei fagiani che si adattano di più ad essere dei fagiani domestici e poi ovviamente con i risultati che ci ritroviamo una volta immessi sul terreno perché direttamente proporzionale poi ai risultati. Essendo domestici non sono in grado di adattarsi sul territorio. Andrea infatti ci dice: primo, territorio. Esatto, bisogna avere il territorio. Bisogna avere il territorio e combattere anche per il proprio territorio. Dai, scherzo Andrea, non ti sto dicendo che sbagli con le tue incursioni e a consigliarci la Croazia. Vengo molto spesso anch'io e infatti la Croazia, lo uso come spunto, ci insegna appunto che il territorio va non solo quindi rispettato, ma anche custodito e vanno create però le condizioni. Parlando del nostro territorio, come si può andare incontro al fagiano? Allora, si può andare incontro al fagiano sicuramente, soprattutto nel periodo che si avvicina, quello prossimo alla riproduzione, quindi in primavera. Perché come si comporta il fagiano? Il fagiano è poligamo, quindi i maschi vanno a costituire il proprio harem, per ogni fagiano maschio ci sono all'incirca
dalle 4 anche fino alle 7-8 femmine, e dopo essersi contesi il territorio, perché è anche una specie estremamente territoriale, i maschi che vincono quindi il combattimento conquistano un territorio, ma non basta. La riproduzione dipende anche quindi dalla scelta della femmina. La femmina infatti sceglie il maschio più adatto alla riproduzione in base appunto alle caratteristiche fenotipiche del maschio. Alcuni aspetti presi maggiormente in considerazione, per esempio, sono gli speroni, e quindi il maschio che si dimostra più diciamo in salute è quello scelto dalle femmine, che quindi sarà un riproduttore. Gli altri saranno quelli che vedremo invece circolare più ai centri del campo, e che vedremo raggruppati in gruppi di maschi adulti. Quindi da qui poi arrivano le nidiate. Le femmine depongono un numero variabile dalle 9 alle 15 uova, che poi vanno ad incubare per circa 20-25 giorni, e a partire da lì poi arrivano le nuove nidiate. Fondamentale, un aspetto fondamentale è lo stato di salute delle femmine nel periodo riproduttivo. Quindi come possiamo aiutare tecnicamente i fagiani? I fagiani li possiamo aiutare anche, oltre ai ripristini ambientali di cui vi ho parlato, quindi lasciando delle bordure erbose ai limiti delle colture, anche attraverso appunto il foraggiamento da parte dei cacciatori, attraverso delle mangiatoie ovviamente da porre a determinate altezze per non essere distrutte o disturbate da cinghiali o altri selvatici, e da qui si va sicuramente a dare un contributo alimentare alle femmine, che sarà fondamentale poi per portare avanti, per essere in salute e portare avanti poi le nidiate. Allora, da qui poi arrivano i censimenti. L'osservazione dei fagiani sul territorio ci porta a questa pratica che è fondamentale. Questo è un altro aspetto: i censimenti. Il piano di prelievo del fagiano. Il fagiano subisce dei prelievi che annualmente, i fagiani, parliamo dei fagiani quindi di immissione, un prelievo che è quasi tra mortalità naturale e prelievo si arriva sempre quasi allo zero, cosa che in natura invece non accade. Il prelievo invece su che cosa andrebbe studiato? Andrebbe studiato proprio in base ai censimenti, e il fagiano è una specie che regge un prelievo dal 10 al 30%. Più incidente sicuramente un prelievo che deve riguardare di più il maschio, e un 10-20% può riguardare la femmina, non superiore al 20%. Allora, vediamo intanto i vostri commenti, che stanno arrivando appunto sempre in base ai luoghi, in base al territorio. Lungo il Po, ci dice Alessandro, i posti migliori sono le oasi di divieto di caccia. Ecco, sì, dove funzionano le oasi sono sicuramente un buon polmone di riproduzione, però vanno sempre appunto valutati anche vanno valutate le zone limitrofe alle zone di ripopolamento e cattura. E c'è un motivo, ci sarà sicuramente un motivo se quelle oasi funzionano, e fortunatamente funzionano, e se funzionano dovranno portare anche a un irradiamento, perché su un determinato territorio il fagiano poi, una volta stabilita la sua popolazione, non può andare oltre un certo limite. Quindi, raggiunto una certa densità su un territorio, il fagiano poi si irradierà sistematicamente. E è per questo che tanti esempi ci hanno mostrato, ecco qui nelle immagini che vedete, questo è un altro esempio che vi posso portare attraverso il nostro lavoro. Qui eravamo con Andrea, ad esempio, in provincia di Bologna, in un'azienda faunistico-venatoria. Questo è un altro passaggio, un'altra soluzione per la gestione ambientale, una soluzione oggettivamente onerosa. Che cos'è un'azienda faunistico-venatoria? È un gruppo
costituito da un gruppo di cacciatori che decidono a proprie spese di circoscrivere, di individuare un territorio vocato e quello che in realtà dovrebbero fare anche gli ATC individuando le ZRC, individuano un territorio vocato, poi vanno ad impiantare dei ripristini ambientali, dei rimboschimenti, vanno a custodire dei margini, tutto ciò di cui abbiamo parlato finora, vanno a valutare le riserve idriche del luogo. Vanno a ruotare le colture e portano poi, quindi anche attraverso il controllo dei predatori, il fagiano a quella che è la sua densità ottimale e qui praticano la caccia. Si assumono quindi tutti i costi e la gestione che negli altri luoghi fa l'ATC, muovendosi praticamente come un ATC autonomo. Ovviamente anche rispondendo, perché dico che è onerosa come situazione, perché risponde l'azienda faunistico-venatoria anche dei danni eventuali che vanno a causare gli altri selvatici. Perfetto, so, eravamo a Crevalcore, sì. Allora, so, già in tanti mi chiedete che volete parlare di nocivi. Esatto, Andrea giustamente li chiama. Li chiamo ancora nocivi, li voglio chiamare così anch'io. Quali indichiamo come specie nocive per il fagiano? Allora, sicuramente la volpe è un predatore. Poi abbiamo i corvidi al pari e fra le specie, diciamo, che sono sicuramente di disturbo, anche se non predatori diretti, ma lo possono anche diventare, abbiamo anche il cinghiale. Infatti, che cosa è cambiato nella storia? Dagli anni 60, quando il fagiano è arrivato e ha dato grandi soddisfazioni ai cacciatori, rispetto ad oggi, è cambiato il territorio che ha visto sempre di più l'abbandono della campagna e quindi l'avanzamento delle zone boschive e quindi il trionfo degli ungulati in generale e in particolar modo del cinghiale. C'è un modo anche qui di relazionarsi anche con questi predatori o con queste specie comunque sia invasive. Innanzitutto, parlando della volpe, è bene parlare, sicuramente è ovvio parlare di prelievo, ma al di là del prelievo bisogna valutarne i periodi. Il periodo in cui è più efficace, secondo appunto riporto questi studi fatti sul fagiano, il periodo in cui andare ad intervenire sulle volpi è quello primaverile. Il modo meno invasivo per farlo è quello fatto dalla vigilanza durante le ore serali, non nel cuore della notte. È stato dimostrato che non ha nessun senso andare di notte. Bisogna andare al controllo della volpe da un'ora dopo il tramonto per circa le 2 ore, le prime 2 ore della sera, perché è il momento in cui sono più in movimento alla ricerca di cibo. E va fatto, appunto, può essere svolto tranquillamente da due operatori con una carabina e un faro, e è una tecnica che è stata adottata per tanto tempo e quando veniva adottata funzionava perfettamente. Perché? Perché la volpe è un selvatico territoriale e in quel periodo abbiamo quindi i maschi adulti soprattutto che hanno il loro territorio e in quel caso andando a colpire quegli unici selvatici andiamo a fare un effetto. Andiamo quindi a dare un contributo positivo alle future nidiate dei fagiani. Invece la caccia alla volpe sicuramente è comunque sia, oltre ad essere una bellissima forma di caccia, nell'ultima parte della stagione può essere sicuramente un contributo attivo, ma non ha nessun senso concentrarsi sull'abbattimento, per esempio, degli esemplari più giovani, perché sono gli esemplari adulti soprattutto che sul loro territorio vanno a colpire quindi i fagiani che sono in prossimità di accoppiamento. Mentre se andiamo a colpire i soggetti più giovani, essendo un selvatico erratico, la volpe, vedremo semplicemente sottratta una volpe ad un territorio e poi rioccupato da molte altre volpi, quindi addirittura potrebbe essere controproducente. No, non è bracconaggio. Antonio dice non è bracconaggio. Sì, attualmente corrisponderebbe a bracconaggio. Parlo di un metodo
che è stato utilizzato e veniva appunto svolto da guardie venatorie autorizzate. Bisogna chiedere, occorrono tutte le dovute autorizzazioni da parte dell'ISPRA, da parte dell'Istituto Tecnico della Fauna. Quindi devono essere sicuramente degli interventi mirati e studiati, però attualmente non sono concessi. Ecco, Manuel infatti ci dice: fatto per anni a Lodi, il periodo migliore è dicembre e gennaio, sono in amore, sono meno restie a partire sul fatto. Ecco, al di là di questo aspetto tecnico riguardante il tiro, è sicuramente vero che è un intervento da fare nel periodo tardo invernale, perché si va appunto, come vi ho detto, a colpire quelli che sono davvero i predatori che vanno a destabilizzare le popolazioni dei fagiani, si vanno quindi a sottrarre quei selvatici più inopportuni. Parlando dei corvidi, il discorso è più o meno lo stesso. Il periodo più sensibile è questo primaverile, in cui si formano anche le coppie dei riproduttori dei corvidi, e sono quelle più aggressive, quelle che quindi cercano soprattutto le uova dei fagiani, che sono non tanto soprattutto le uova e i nidiacei in parte. Sui corvidi si deve intervenire con le gabbie Larsen, che sono un rimedio efficace, sono delle gabbie appunto studiate apposta, che funzionano con un'esca viva sostanzialmente, che richiama le coppie dei corvidi che quindi si stanno lottando il territorio, sono pronte alla riproduzione, appunto sviluppano un atteggiamento aggressivo, e in questo caso è un rimedio davvero efficace. Anche qui tanti esperimenti e tanti esempi riportati in questi manuali dimostrano che il contenimento dei corvidi con le gabbie Larsen ha portato davvero a degli effetti positivi sulle nidiate dei fagiani. Andrea Zanetti ci dice: in certe zone dell'Appennino tosco-emiliano siamo letteralmente invasi da volpi. Sì, immagino, perché è una caccia che si svolge sempre meno nel periodo in cui è consentita, e poi anche ecco, per il motivo che ho appena spiegato. Allora, in battuta, Franco ci dice invece: in battuta la volpe i migliori risultati si sono ottenuti con battute pomeridiane. Ripeto, la battuta è sicuramente un metodo efficace nell'ultimo periodo della stagione venatoria, ma poi bisogna colpire in modo selettivo. Parliamo ora del cinghiale. Il cinghiale, voi immaginate, no? Noi andiamo a caccia con i cani, ci avvaliamo appunto dell'ausilio dei cani per trovare i selvatici. Ne vantiamo spesso anche il fiuto, l'olfatto dei nostri grandi cani. Ecco, immaginate che l'olfatto deriva dalla loro canna nasale, immaginate, mettete a proporzione la canna nasale di un cane da ferma con quella di un cinghiale, che è circa 3 volte superiore. Quindi immaginate da quale distanza può individuare una femmina in cova, oppure può avvertire l'odore non tanto della femmina, che riesce in qualche modo anche a limitare la propria emanazione, ma comunque sia, essendo una specie continuamente in movimento sul territorio, alla fine sicuramente può arrivare a disturbare o a predare le uova dei nidiaci. Quindi, però, sostanzialmente, anche qui l'intervento nei confronti del fagiano, torniamo sempre al punto di partenza, che è quello che ci ricordava nei commenti appunto Andrea, il territorio. Perché c'è questa proliferazione del fagiano, del cinghiale a tutto discapito delle altre specie, fra cui il fagiano? Perché si è abbandonato il territorio che è diventato congeniale al cinghiale. Se noi andassimo a intervenire perché una volta invece non era così? Perché i boschi erano controllati, sul bosco erano presenti gli agricoltori, e quindi i boschi venivano anche custoditi, tagliati. I margini tenuti puliti, e quello era il luogo ideale in cui i fagiani andavano a riprodursi, e i cinghiali non si sentivano protetti, quindi non c'erano le cosiddette rimesse, e quando al cinghiale togli la rimessa, non occorre ingegno per capire che il cinghiale si sposta, e quantomeno si sposta appunto in un'altra zona e lascia indisturbati gli altri selvatici. Quindi, al di là della caccia e del controllo del cinghiale, sicuramente attraverso la gestione del territorio si possono ottenere i risultati migliori.
Gianluca ci dice: nelle zone di Ravenna facciamo le battute autorizzate alla volpe. E in qualche distretto sono ancora concesse, e se appunto fa svolta nel periodo giusto, in primavera, danno sicuramente anche loro un buon risultato. Alessandro ci dice: in provincia di Siena, Montepulciano, zero fagiani. È un problema ormai diffuso. Se davvero vogliamo, vi ho fatto notare, io ho potuto vedere queste che sono delle tecniche di gestione del territorio, ho avuto la fortuna, grazie a questo lavoro, di vederle applicate sul territorio. Quindi, quello che posso dirvi, quindi adesso vi parlo da amico, come amico cacciatore, quello che posso dirvi è: non arrendetevi e quindi lavorate sul territorio e soprattutto pretendete di essere chiamati in causa nel vostro territorio. Fatevi sentire dai vostri ATC con garbo ed educazione, ma offrite il vostro contributo, fatevi avanti per lavorare sul territorio, fatevi sentire presenti, chiedete dell'andamento del territorio, della gestione del vostro ATC, perché appunto sono sempre più concentrati. Sappiamo anche molto spesso costretti dalle regioni che delegano tante incombenze, anche tanti oneri. Gli ATC hanno tantissime spese da pagare anche per risarcire in molti casi i danni causati dalle altre specie, dai cinghiali, ma non possiamo permetterci più di abbandonare il territorio e di lasciare quindi tutte queste specie, fra cui appunto il fagiano, al loro destino. Dobbiamo pretendere di essere ascoltati, perché vogliamo essere partecipi del nostro territorio e perché sappiamo appunto che applicando queste teorie alla pratica, quindi al territorio, i risultati arrivano, presto o tardi arrivano. Poi ci possono essere dei periodi, delle stagioni in base alle piogge o alla siccità, più o meno facili o difficili da gestire, però qualcosa, lavorando bene, qualcosa lo si dovrà ottenere per forza. Come allo stesso modo, abbandonando il territorio, i risultati andranno sempre a calare fino a portarci veramente a situazioni di degrado che tolgono non solo la passione, ma proprio tolgono la voglia di confrontarsi con la caccia, con il proprio territorio, di uscire davvero con i propri cani. Allora, Francesco mi chiede: ma è vero che dove ci sono molti fagiani è più difficile che ci siano le starne? Ma la convivenza tra fagiano e starna è qualcosa su cui si è discusso molto. Sono due specie che possono andare in competizione parziale, sicuramente non è determinante, non è, no, possono convivere. Questo è un altro dei luoghi comuni che è come quello dell'agricoltura intensiva irreversibile, l'agricoltura intensiva esiste perché in qualche modo la tendenza ha portato quindi l'economia verso quella direzione, ma volendo, appunto accordandosi con gli agricoltori, trovando un accordo anche monetario tra agricoltori e cacciatori, qualcosa si può cambiare. Quindi no, questo è un altro che reputo uno di luoghi comuni. Fagiani in Campania vengono immessi in natura 2 mesi prima dell'apertura e diventano cibo per volpi. È naturale, è il grande problema del fagiano che i ceppi selvatici sono quelli, l'esempio che vi facevo della zona di ripopolamento e cattura di Ascoli Piceno, gestita da insieme agli altri cacciatori, da Filippo Cataldi, è una zona che ha dei ceppi che possiamo definire ormai autoctoni, perché risalenti appunto ai primi anni di comparsa del fagiano in Italia, negli anni 60. E lì si parla ormai davvero di fagiani, di generazioni di fagiani selvatici. Come facciamo ad insegnare ai provenuti da un allevamento a difendersi da un predatore e a procurarsi da soli il cibo? Quindi è ovvio, è matematico che diventano cibo per voi. Una soluzione, vedevo anche tra i commenti, sarebbero i recinti
di ambientamento, quali soprattutto, sempre in base a questi studi, quelli maggiormente produttivi e funzionanti sono quelli a cielo aperto. Non sono facili da costruire, facili da gestire, perché devono essere innanzitutto di un'ampiezza adeguata. Si parla da un minimo di 1 ettaro fino anche a 3 ettari di terreno recintato, che deve ovviamente proteggere i fagiani dai predatori all'esterno, essere liberi anche, devono avere delle piante all'interno, ma liberi da piante ai contorni per evitare l'accesso di ulteriori predatori e permettere quindi ai fagiani di trovare all'interno, pensate una superficie di 3 ettari, quindi delle coltivazioni, delle piccole colture che danno modo quindi ai fagianotti di iniziare sin dall'inizio a cercare, razzolare, procurarsi cibo seguendo quindi delle chiocce e abituarsi quindi a volare all'interno prima della recinzione, all'interno della superficie del recinto per poi uscire all'esterno e nel caso di una minaccia esterna anche poter rientrare quindi e difendersi quindi all'interno. È la soluzione ottimale. Occorrono anche lì delle autorizzazioni, ma sicuramente è un'ottima soluzione. All'interno delle ZRC andrebbero ricercati appunto queste soluzioni e questi recinti a cielo aperto. Alessandro ci conferma, Alessandro Galli, il problema, ad esempio, nel Cremonese dei cinghiali, che ovviamente vanno a imperversare sul terreno e creano problemi quindi a tutte le altre specie. Francesco invece mi chiede, curiosità, che fucile e quali cartucce utilizzi per la caccia al fagiano? Ok, scendiamo un po' più nella caccia. La caccia al fagiano io solitamente caccio con un fucile sovrapposto e utilizzo e consiglio un fucile dalle canne di media lunghezza e media strozzatura. Starei trattandosi anche molto spesso di territori abbastanza aperti, di oscillare tra i 65 e i 67 centimetri di lunghezza. In terreni particolarmente aperti si può arrivare anche ai 70, ma mi sembra eccessivo. Parliamo sempre di una caccia con i cani da ferma, quindi resterei su una lunghezza media di 65 fino a un massimo di 68 cm con strozzature cilindrico 3 stelle. Per quanto riguarda le cartucce, sappiamo che il fagiano richiede insomma come dose, una dose media, o se si tratta appunto di un buon fagiano selvatico, anche di una dose robusta di piombo. Quindi io utilizzo piombo 7. In prima canna solitamente cartucce in borra in feltro, provate di diversi tipi. Mi trovo molto bene, se volete proprio che scendiamo nello specifico, con la MD gigante della Vaschiere Pellagri con una borra in feltro. In seconda canna scendo al piombo 6. In particolari condizioni anche con il piombo 5. Mi sono trovato molto bene con la Vaschiere Balistiete, ma vanno bene, ce ne sono tante tipologie. Va benissimo anche per esempio la Rottweil. Vanno bene alcune della Winchester, alcuni tipi che ho provato, ci sono davvero sul mercato. Comunque non mi sposterei da una dose media di piombo standard, piombo 7 in prima canna e 6 in seconda. Ciao Fabio, addestrare cani giovani su fagiani, super, bene o male? Guarda, ho già risposto a questa domanda prima. Io ritengo il fagiano un selvatico adatto ai giovani cani. Ovviamente parlo di un certo tipo di fagiano. Se parliamo di fagiani in cassetta, chiamiamoli con il loro nome, no, evitiamoli. Evitiamo tutto ciò che non sia quantomeno verosimile alla selvaggina vera. Se invece ci sono dei fagiani quantomeno ben ambientati o nati in natura, quindi fagiani che avete seguito nel corso della loro crescita, che avete visto, magari avete notato qualche covata durante l'estate, avete un cucciolone da portare in addestramento, per esempio alla fine di agosto, all'inizio di settembre, è un selvatico che va benissimo, soprattutto in certi ambienti. Ciao Claudio. L'unica soluzione
Dice Dario, sono le ZRC, è vero, io sono completamente d'accordo, perché ce ne sono tante, ce ne sono forse troppe. Abbiamo una porzione di territorio interdetto alla caccia in Italia che non è stata tra l'altro neanche più aggiornata nei ricalcoli, ma è veramente ampissima e se venisse sfruttata nel modo consono potrebbe davvero funzionare come un polmone fondamentale per garantirci delle giornate di caccia uniche. Quindi, però ripeto, stiamo addosso ai nostri ATC, ai nostri, in entrambi i sensi, sia come spalla, proponendoci come aiuto, ma anche come controllo. Cerchiamo di facciamoci avanti e facciamo capire quali sono le nostre esigenze, facciamo capire che questo è possibile, perché appunto il compito di noi giornalisti è anche mostrarvi quello che abbiamo visto. Portate anche i nostri esempi, ci sono video che trovate all'interno del nostro canale YouTube. E potete portarli, citarli tranquillamente ad esempio e citare appunto queste fonti autorevoli che sono appunto anche questi manuali, degli studi fatti con degli esempi che funzionano e quindi si vorrebbero replicare. Alessandro mi dice, per te una doppietta calibro 20, canne 70 cilindriche, va bene per fagiani, beccacci. Allora, Fagiani e Beccacci. Diciamo, ho detto che a volte si trovano a condividere alcuni ambienti, però non si trovano propriamente nello stesso ambiente. Quindi direi, allora, calibro 20, ok. Canne 70 per alcuni ambienti particolarmente aperti nella caccia al fagiano può andare bene. Per la Beccaccia lascerei stare con il 70 come lunghezza, diciamo. Per i fagiani può essere una soluzione valida. Samuele Azzarin dice: non c'è molto territorio libero tra parchi, bandite e riserve private. Appunto, è quello esatto. Samuele, stai confermando quello che dicevo: il territorio interdetto alla caccia è davvero moltissimo. Quindi bisogna pretendere che quantomeno funzioni allo scopo per cui è stato appunto precluso ai cacciatori. Quindi, produrre, non essere territorio abbandonato, ma un territorio produttivo e gestito. Ciao Maurizio, ciao Enrico, sono in campagna e pieno. Ecco, questo è un altro, sì, al di là del fatto che nel periodo primaverile ed estivo, oltre ad essere vietato per legge, è sconsigliabile uscire con i cani sia per non disturbare quelle che si formano, quelle eventuali nidiate, quindi dei fagiani, dei selvatici in cova, sia perché si va incontro anche a problemi con i vari parassiti per noi e per i nostri cani. Claudio ci dice che bisogna togliere tutte le ZRC che non fanno nulla a lavorare in quelle zone dove ci sono dei bellissimi animali. Sì, infatti, queste realtà ci sono alcune realtà che funzionano grazie all'impegno dei cacciatori a cui viene dato anche il supporto da parte degli ambiti, che sostanzialmente poi a noi cacciatori, diciamoci la verità, basta a volte lasciarci lavorare sul territorio. Non impedirci di fare le cose, non chiediamo poi molto, non chiediamo particolari appoggi, siamo capaci poi di regolarci con la nostra esperienza e soprattutto la nostra passione sul campo, siamo capaci di portare avanti, poi di portarci avanti con i lavori e di organizzarci tra noi, quindi quantomeno di non ostacolarci in queste opere. Beh, sono pienamente d'accordo con Claudio. Allora, poi se ci sono delle razze più o meno indicate, delle razze di cani per la caccia al fagiano. Allora, diciamo che è un selvatico sicuramente adatto, come dicevo all'inizio, lo ritengo un selvatico adatto ai cani da ferma. In molti si dedicano anche con i cani da cerca, quindi con lo Springer. È una tipologia di caccia diversa, ma comunque sia il risultato con lo Springer. Sicuramente è un cane efficace sul fagiano perché appunto va in particolare con quei selvatici
provenienti dagli allevamenti e poi ambientati, che sono molto più inclini a nascondersi e a correre piuttosto che alzarsi subito in volo. Un cane che incalza il selvatico negli ambienti più fitti è sicuramente efficace. In zone di montagna, dice Alberto Pandolfi, invece di fagiani stanchi potrebbero rilasciare pernici, magari più adatte all'ambiente. Allora, sì, Alberto, ci dai modo di vedere un altro aspetto correlato al fagiano. Il fagiano è un selvatico che pur avendo un grande spirito di adattamento, sicuramente non è un selvatico di montagna. È un selvatico che trova i suoi migliori ambienti in pianura. Si adatta benissimo anche in collina, fino all'alta collina, ma non al di sopra dei 1000 metri, ma già mi siamo arrivati al limite. Io non mi sposterei oltre gli 800-900 metri. Il fagiano inizia a trovare, soprattutto per l'assenza di quelle colture che sono essenziali al suo nutrimento e quindi alla sua sopravvivenza, non per altro. Allora, parlando di catture, vado a caccia di anatre, vengono sempre fatte, dice Francesco Ortolani, non si potrebbero spostare a febbraio. Ma come dicevo prima, le catture sono spesso un argomento delicato e comunque sia, sì, l'importante è che i selvatici vengano manipolati, quindi catturati e irradiati sul territorio, ovviamente prima del periodo con parecchio anticipo, quindi febbraio mi sembrerebbe tardi, perché bisogna considerare il periodo necessario, come dicevo all'inizio, ai maschi di insediarsi quindi nel territorio. Quindi i maschi hanno bisogno, prima sono erratici, poi si stabilizzano in un territorio che ritengono, per questo è importante valutare i territori migliori, i territori vocati, perché i fagiani non è un fagiano, non possiamo semplicemente immetterlo in un territorio e lasciarlo al proprio destino. Vanno quindi immessi in dei territori idonei che poi cercheranno anche da soli i selvatici. Quindi febbraio siamo al limite, perché dovrebbero già aver conquistato i propri territori maschi e formato l'harem che poi servirà alla riproduzione. Allora, Fabio invece mi chiede: ciao Fabio, doppietta calibro 28 poli, cane 66 cilindrica 3 stelle, è possibile cacciare la beccaccia? Sì, te lo confermo perché l'ho fatto, è una tipologia di arma che ho provato. Ho provato una poli lapis, c'è anche un video. In quel caso le canne erano da 68, l'ho provata nella caccia al fagiano, però era nel bosco, quindi è una soluzione, sì. È una bellissima arma, è una soluzione efficace anche per la caccia alla beccaccia. Allora, Andrea mi chiede: spesso trovo fagiani che sono sopra gli alberi. È un indice di alta presenza di volpi? Allora, è un altro argomento molto dibattuto questo, è molto tecnico. Diciamo che i fagiani si abituano. In natura sono pochi i fagiani che salgono sugli alberi, non è altissima la percentuale. Si abituano poi a farlo, sì, nei territori in cui la densità magari dei predatori è maggiore, e si abituano anche all'interno degli allevamenti, spiccando molto spesso voli più in verticale, sicuramente, rispetto ad altre tipologie di voli. Diciamo che possono assumere questo atteggiamento difensivo, però anche qui i pareri sono contrastanti. L'importante è che i fagiani si riparino così, diciamo così, ad altezze non troppo elevate. Quindi l'importante è che questi fagiani, soprattutto questo è un atteggiamento non troppo naturale, è un atteggiamento acquisito.
L'importante è che non raggiungano le cime degli alberi, soprattutto in inverno, perché degli esperimenti, degli studi hanno dimostrato che i fagiani che scelgono come punti di rimessa gli alberi più alti sono più soggetti a mortalità durante i mesi, soprattutto più freddi invernali. Allora, Nino invece mi chiede: ciao Fabio, portare il cane setter giovanissimo nel bosco, considerato che c'è poco e niente, conviene fargli fare uscite nei periodi di entrate selvatiche, per ora limitarci alla campagna, cosa consigli? Bellissima domanda. Allora, consideriamo che uscire è sempre positivo per un cane, quindi muoversi, però bisogna appunto distinguere il movimento dall'addestramento e la caccia. Nei periodi in cui siamo onesti, non c'è possibilità di incontro, di selvaggina di riferimento, io lo eviterei il bosco, per una semplice ragione, perché lo esponiamo invece il cane giovanissimo al rischio dell'incontro con selvatici che invece c'entrano ben poco con beccacci o altra selvaggina che è di nostro interesse. È molto più probabile che invece incontrino qualche cinghiale o soprattutto qualche capriolo, parlo perlomeno qui nelle mie zone. E quindi, non trovando altri selvatici nel bosco, rischiamo di distogliere il cane, che poi è inevitabile, è un cane da caccia, trovando più in tutte le uscite più caprioli che altro, molto probabilmente inizierà appunto a dargli la caccia. Quindi eviterei e aspetterei i momenti opportuni per portarlo nel bosco, soprattutto se giovanissimo. Intanto, nella fase, diciamo, nella prima fase è comunque sia fondamentale formare proprio il cane come struttura, quindi è importante muoverlo, ma per quanto riguarda il bosco aspetterei il periodo più indicato. Simone La Stella chiede: ciao, che ne pensi di Franky Feeling Beccaccia, canne 61 cilindrica, 3 stelle, fagiani, mini lepri? Allora, quindi caccia mista. Allora, è un fucile che non ho provato in prima persona, però l'ho visto, ho cacciato insieme a un amico, tra l'altro che saluto, Luca Scani, in Valle di Fiordimonte. Ho visto cacciare con il feeling beccaccia e mi diceva che si trovava benissimo. Tra l'altro c'è anche un video a caccia con lui a beccacce. L'ho visto anche sparare bene con quel fucile. Quindi è un fucile specifico che è nato per la caccia alla beccaccia. Ce lo dimostra quindi la canna 61 cilindrica. È una lunghezza un po' siamo al limite, perché è una lunghezza comunque sia adatta alla caccia con il cane da ferma, ma per la caccia al fagiano, cacciando in spazi aperti, sappiamo che soprattutto se si tratta di selvatici un po' smaliziati, andando avanti con la stagione, che tendono quindi ad alzarsi un po' a distanza dal cane, 61 di canna lo ritengo al limite. Poi puoi sempre aiutarti ovviamente con le cartucce con un dosaggio magari un po' superiore. Alessandro Galli. Allora, mi dice cosa ne penso della canna raggiata. Allora, ragazzi, il tema di oggi è il fagiano. Rispondo velocemente, ne abbiamo già parlato della canna raggiata. È una canna, ne abbiamo parlato, se vuoi c'è un approfondimento proprio in una puntata, una precedente puntata in cui ne parlavamo con Garolini. È una canna nata per la caccia al cinghiale alla fine dell'Ottocento. Diciamo che si adatta anche alla caccia con munizioni spezzate, però soprattutto è una canna da utilizzare nel bosco. È stata pensata per quell'utilizzo, quindi per tiri a breve distanze e nel bosco. Per il fagiano non la vedo la soluzione ottimale. Allora, Carlo, rispondiamo a Carlo. Ragazzi, fa davvero piacere vedervi così partecipi. È un'ora, già che siamo insieme, però c'è tempo per rispondere alle ultime domande.
Carlo dice: un problema per il fagiano è che il mondo dell'agricoltura non ci aiuta, anzi nulla, un'agricoltura piena di concimi e veleni che comporta la moria dei selvatici. Allora, sicuramente ci sono degli aspetti veri. Sappiamo che quello che riesce sempre meglio, soprattutto alla politica, è quello di l'obiettivo è di dividerci. Io non me la prenderei con gli agricoltori. Perché l'agricoltura in qualche modo si comporta a un modus operandi, diciamo, dettato da situazioni di necessità e di mercato. Possiamo, come ho detto in precedenza, cercare un accordo fra noi e gli agricoltori, cercare quindi un reciproco rispetto e una reciproca collaborazione, e questo passa anche attraverso il messaggio e l'immagine che noi cacciatori riusciamo a dare di noi stessi e del nostro impegno sul territorio. È sicuramente vero che i concimi vengono, ma non tanto il problema sarebbero i concimi quanto i pesticidi e gli altri veleni. Però a questo si può ovviare con il semplice risparmio delle zone di bordo. Dei bordi delle varie colture, basterebbe far capire agli agricoltori che con una striscia di terreno di circa 5-6 metri di larghezza, risparmiando le erbe considerate da loro infestanti, sarebbero di grande aiuto per noi e per gli altri selvatici, appunto come i fagiani. Però sono appunto delle soluzioni da trovare. E su cui lavorare, su cui farci aiutare dalla politica è senz'altro quello che ci aspettiamo, che auspichiamo tutti, perché ovviamente si raggiungono degli obiettivi quando da entrambe le parti c'è comunque sia, c'è poco da fare, un guadagno. Quindi dove c'è il mancato guadagno dell'agricoltore, quantomeno ci deve essere il risarcimento, che poi da dove provenga, se da noi cacciatori o da chi appunto ci rappresenta, questo è il nodo cruciale da risolvere. Ragazzi, è stato davvero, spero di esservi stato di aiuto. L'argomento lascerebbe spazio a tante altre riflessioni, a tanti altri sicuramente problemi da risolvere e da affrontare, ma per adesso ci fermiamo qui. Questo è solo l'inizio. Il focus sul fagiano era quello che avrei dovuto presentare al convegno del Caccia Village. Lo abbiamo per ora soltanto iniziato ad affrontare perché è un selvatico che davvero merita attenzione e che quindi merita di tornare sull'argomento della sua gestione in altre anche occasioni. Ragazzi, grazie a tutti, grazie dei complimenti da parte di Gianluca. Grazie a tutti, grazie per essere stati qui, per essere stati così attivi e di compagnia. Ci vediamo immediatamente al prossimo appuntamento che vi posso già annunciare invece che verterà intorno alla cinofilia e cercherò di tenere insieme due grandi personaggi della cinofilia e vedremo sicuramente, avremo degli spunti ancora una volta interessanti. Grazie per la compagnia, impegniamoci, non abbandoniamo il territorio se vogliamo dei risultati, perché la caccia di domani dipenderà sempre da quello che saremo riusciti a fare di buono oggi. Ciao ragazzi.